Perizia, laboriosità, buona condotta morale sono i tre requisiti, insieme ad almeno 25 anni di anzianità lavorativa, per ricevere la stella al merito e diventare maestro del lavoro. Sono 205 i campani insigniti dell'onorificenza della Repubblica, con una cerimonia tornata in presenza dopo la pandemia all'Auditorium di Città della Scienza a Napoli. Ma la luce delle stelle al merito non riesce a illuminare le tante zone al buio del lavoro in Campania, tra le ultime regioni in Europa per occupazione femminile di giovani. Dobbiamo chiedere e soprattutto dare a questi ragazzi la prospettiva che attraverso la scuola, attraverso la cultura possano trovare degli spazi, perché altrimenti, soprattutto nei nostri territori, il rischio è che prendano altre strade e questo lo vogliamo assolutamente evitare. Il 13 maggio vertice in prefettura con il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi sull'emergenza dispersione scolastica. Gaetano Manfredi via social annuncia la ripartenza dei concorsi per la pubblica amministrazione di Palazzo San Giacomo e ripete: Napoli deve attrarre le imprese che animeranno la prossima rivoluzione industriale.